Mense scolastiche, Covid-19, che attinenza c'è? C'è purtroppo una grande attinenza perché le lavoratrici delle mense scolastiche sono state praticamente quelle più colpite. Sappiamo benissimo che addirittura le scuole hanno chiuso prima del lockdown, quindi prima di tutti, e quindi non lavorano dal 5 marzo. Il problema è enorme perché anche fino al 5 marzo la situazione era comunque una situazione di lavoratrici e lavoratori che avevano una redditività molto bassa e che nei mesi estivi non percepivano lo stipendio, e quindi molte di loro andavano a fare quei lavoretti stagionali per coprire quel lasso di tempo. Cosa è successo? Che la cassa integrazione per molte di loro ancora non arriva a quella di marzo, ad esempio Montorio, Castellalto, Silvi, per alcune di loro è arrivata quella di marzo, ancora non arriva a quella di aprile, e quindi diciamo c'è un problema reddituale e in più c'è un problema anche di cassa integrazione e di sostegno al reddito. Cassa integrazione è ricchissima, parliamo di tra i 160 euro e i 500 euro fino a giugno, ma ad ottobre come ci si arriva? Esatto, la cassa integrazione che appunto già di per sé è una decurtazione della retribuzione normale, peraltro anche questo falso mito dell'80%, il massimale è l'80%, cioè vuol dire che giriamo tra i 60 e gli 80% della retribuzione, il mese estivo, nei mesi estivi quindi ci sarà zero, e peraltro ad oggi abbiamo l'incertezza della riapertura delle mense scolastiche per ottobre, quindi ad oggi allo stato attuale rischiamo di far saltare centinaia e centinaia di lavoratrici per la provincia di Teramo e migliaia di lavoratori e lavoratrici per tutta l'Italia, e ad oggi non c'è nessuna risposta perché sappiamo benissimo quali sono le problematiche per la riapertura delle scuole. Proprio ieri stavano parlando al governo appunto di fare doppi turni o di fare delle visiere, però nessuno ha detto che cosa succede alle mense scolastiche e soprattutto nessuno ha detto che cosa succede a chi lavora in quei servizi.